Ragazzi, come state? Allora, oggi facciamo un whispering vlog e ho deciso di farlo in soft spoken perché comunque diciamo che non faccio quasi mai video in soft spoken. Poi ho visto che, dato che ho creato le playlist, ho visto che comunque i video in soft spoken sono quelli che faccio di meno. Ultimamente tante di voi, cioè abbastanza ragazze fra di voi o ragazzi, mi dicono se ne posso fare alcuni, se ne posso fare qualcuno, e quindi per me è un piacere, anche per cambiare un po' e per non fare sempre le stesse cose. Allora, non ci fate caso, qui dietro c'è la busta dell'erba del coniglio, delfino, e Madonna, fa un caldo, ragazzi, non potete proprio immaginare. Vabbè che ho chiuso tutte le finestre perché altrimenti entra casino, e quindi ho dovuto chiudere le finestre, però vi giuro, non adoro fare video, però questo caldo non permette proprio di fare nulla, cioè ti toglie il respiro, ti toglie la forza proprio. Tra l'altro non è che mi sento molto molto bene perché ogni tanto, non so perché, ma mi viene un dolore alla mascella, e come se mi schiocca la mascella, cioè fa un rumore tipo come se sta, tipo quando vi schioccate le ossa, anche qua lo fa. Adesso non riesco a capire se è un fatto proprio di malocclusione. Non lo so, però ho paura che mi si fa la faccia storta, ma non potete immaginare. E tra l'altro, per concludere il quadro, proprio perché ma è una gioia, sta diventando un vero e proprio stile di vita. E mi fa male anche questo dente anti, questo qui. E non lo so, mi fa proprio male, anche da un po' di giorni sento che quello di sotto, anche qualche dentino di sotto, è come se anche quando ho i denti chiusi mi diano molto fastidio. Io non ho mai avuto problemi di denti, di cose così. Ultimamente tra la mandibola, tra i denti, tra questo dente superiore, questi denti inferiori qui, sembra a volte come se mi cadessero. Non so, mi sento denti strani. Speriamo che passa tutto perché già fa caldo, già è tutto una palla, se ci mettono pure i denti, pure la mandibola. Madonna. Comunque, vorrei fare prima innanzitutto di parlare un po' di cose così a random, vorrei fare dei salutini. Vorrei salutare Giorgia Palermo. Un bacio Giorgia, Oliviero 12, credo, comunque Oliviero, Matilde Smile 14, Marta De Florian, bacione, spero di averlo detto bene, Claudia Pone, Miliana, ciao Miliana, Rabab, Camilla Caputo, Ines Lavigne, 666 Belzeb, Iris M, ciao Iris, Anastasia, ciao Anastasia, Michela Manca. E vorrei fare gli auguri, adesso non so quando pubblicherò questo video. In ogni caso voglio farti gli auguri Marta, a prescindere da quando caricherò questo video, se prima o dopo compleanno, ma in ogni caso tanti tanti auguri. Poi, come vedi, non so se si nota, ho schiarito i capelli, però sembrano sempre uguali. Vi voglio far vedere questa spazzolina che io ce l'ho anche grande viola, invece questa qui di solito ho notato che la stanno usando spesso i parrucchieri quando lavano i capelli sotto alla
piace quando vi fanno lo shampoo. Per non strappare i capelli usano spesso questa spazzolina e poi qualcosa, 2,90 euro, 2,80 euro, una cosa del genere. Però è veramente molto carina, perché non fa male, non mi strappa i capelli, anche se avete i nodi non risulta aggressiva. I miei capelli hanno costantemente i nodi. Tra pochi giorni parto, vado in Puglia con mio fidanzato. E andiamo 10 giorni in Puglia e non vedo veramente veramente l'ora, perché aspetto veramente una vacanza da un sacco. L'ultima vacanza l'ho fatta in Francia, a Parigi, e siamo andati a settembre dell'anno scorso. Siamo andati a Parigi e quest'anno invece abbiamo deciso di fare la vacanza prima con la macchina, così possiamo girare un po' tutte le spiagge delle Maldive del Salento, che sono meravigliose. Possiamo girare altre spiagge che adesso non ricordo i nomi. Comunque abbiamo fatto così, cioè abbiamo scelto un posto dove andare che si trova vicino alle spiagge più belle. Poi andiamo a vedere Albero Bello, perché i trulli, cioè se vai in Puglia devi per forza vederli, i trulli. E andiamo a vedere lo zoo, anche se io sono contraria agli animali tenuti, diciamo, nello zoo, perché comunque gli animali non si trovano nel loro ambiente, quindi anche se viene ricreato lo zoo e diciamo l'habitat, mi piace vederlo, perché comunque ci sono i leoni che io non ho mai visto e non è che posso andare in Africa per il momento, quindi così almeno per vedere un po', anche se ve l'ho detto, sono molto, cioè sono un po' contraria, come per esempio al circo. Io, anzi, il circo è ancora peggio, perché secondo me gli animali spesse volte vengono maltrattati, malnutriti. E non mi piace che obbligano gli animali a fare determinate cose soltanto per lo spettacolo, quindi non sono un po' contraria, anzi direi molto. E se sentite qualche rumore particolare è Mollica che russa. Ultimamente ho notato che mi stanno uscendo cose strane, per esempio questo ne ho qui, io già l'avevo, però ultimamente si sta facendo veramente enorme. Cioè, sto facendo grande. Devo vedere per le ultime cose per andare in vacanza, quindi sinceramente anche qualcosina nei saldi, perché mi servono dei pantaloncini, dei vestitini. Vi giuro ragazzi, io ho buttato un sacco di cose che non mi mettevo. Alcune cose le ho buttate, altre le ho date alle mie sorelle, ma la maggior parte delle cose veramente devo comprare un sacco di cose. L'altro giorno siamo andati al centro commerciale, perché dovevamo andare a una comunione, quindi dovevamo comprarci qualcosina, giusto per, alla fine ero in un agriturismo, e siamo andati a vedere un po', e veramente questi saldi fanno schifo. Invece di mettere cose estive in offerta, mettono cose invernali. Io non ho capito perché fanno così, cioè io non lo so, guarda, è una presa proprio per il culo. E infatti non ho, cioè per il momento non ho trovato ancora niente di che. Infatti dobbiamo riandare a farci un giretto, e alla fine per la comunione ho trovato un vestito che ho messo su Instagram, e scrivete loelimeri_basso se non mi seguite. E c'è il vestito che ho messo alla comunione. Io ho messo una specie di chemisier, quindi una specie di camicia, camiciona lunga a girocollo,
cioè con il colletto, scusate, e a giromani, che volevo dire, e qui in vita ha un cinturino ed è azzurra, azzurro cielo, e sotto ho abbinato dei sandali, dei sandoletti col tacco, color salmone, diciamo, color salmone pescato, quindi tutto molto pastelloso, quindi ho scelto colori pastello e trovate tutto su Instagram, quindi lovelymary_passo, e ditemi se vi è piaciuto l'outfit. Poi, e l'ho pagata quella camicia da H&M, l'ho pagata 15 euro nel reparto mamma, e sì, ho messo una camicia per donne incinte, però io l'ho usata come vestito, e perché non avevo trovato nulla, ho trovato questa canotta che ho addosso, anche se è un po' larghetta, anche se XS, e questa è nera, fatta così, e da sopra è così, capito? Larghina, né lunga né corta. Ho trovato questa, quindi un bel top fatto così, e invece di 15 euro e al posto di 15 euro l'ho pagata 8 euro, molto bella. Così ho cambiato colore, non si sa il perché. Comunque, poi ho preso questa, molto bella, fatta così, e una XS, e a posto di 10 euro l'ho pagata 5 euro, quindi molto bella bella. Il pezzo che mi piace di più, perché io adoro, dovete sapere, adoro le cose simil sottoveste, quindi che sembrano un po' intimo, è questa qui. Che c'era anche in nero, ma io l'ho presa in rosa cipria, ed è questo bellissimo top, molto chic, molto ponton, sembra proprio, cioè bellissimo. Questo lo puntavo da parecchio, però non l'ho preso perché costava 20 euro, e l'ho pagato 10. Quindi questo mi piace davvero tanto. Poi però devo andare a vedere qualcos'altro perché non ho veramente nulla. Un po' di cose, ditemi se vi piacciono questi video, un po' chiacchiericci. Volevo dirvi, consigliatemi il nome per il nuovo canale. Già l'ho detto in qualche altro video, però nessuno mi ha consigliato nulla. Se avete delle idee, dei nomi bellini che comunque mi rappresentano, che comunque voglio che ci sia Mary comunque dentro come nome, scrivetemelo nei commentini, io vi leggo sempre tutti e vi ringrazio proprio tanto se mi aiutate. Quindi io vi mando un bacio immenso, ci vediamo al prossimo video e grazie per avermi guardata anche oggi.